grande emozione essere in uno dei posti più belli del mondo, diciamo, a celebrare quello che è il fair play. L'Italia negli ultimi mesi ha dato mostra di quello che sappiamo fare, a partire dagli oro del calcio per poi passare alle Olimpiadi, che ci hanno visto grandi protagonisti sia in campo, anche negli atteggiamenti che abbiamo avuto fuori dal campo. Come dicevamo alla presentazione del premio, è importante saper perdere. Abbiamo visto un esempio di come non hanno saputo tanto perdere gli europei di calcio inglesi, ma è molto importante anche saper vincere, saper celebrare chi ha battuto e saper rappresentare al meglio il proprio paese in tutte le situazioni. I nostri atleti lo hanno fatto, siamo tanto orgogliosi e insomma per il CONI è importantissimo essere qua questa sera e siamo felici di poter dare il nostro patrocinio a manifestazioni come queste. Lunga vita al primo fair play e congratulazioni, grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie mille per consegnare la sfida e la collana, sì, è una collana per la sfida del fair play, è il simbolo dell'essenza del fair play che, come ho detto, hanno impegnati e i membri della giuria, oltre personalità chiaramente del mondo sportivo. Passiamo ad oltre e allora vi preghiamo, siccome di tutti non sappiamo il tavolo e via, quando